giornata diversa oggi per molti dei talenti dell'atletica leggera CUS Palermo qui allo Stadio delle Palme in Viale del Fante, perché molti dei ragazzi e dei talenti della nazionale, anche nazionali giovanili italiane del CUS Palermo, si sono ritrovati qui per il primo Memorial Lorenzo Purpari, che è stato ovviamente uno dei soci fondatori del CUS Palermo, medaglia d'oro al merito sportivo CONI e una delle colonne della società giallorossonera sin dalla nascita. Questa è una manifestazione ufficiale FIDAL, quindi sono dei tempi importanti, delle prove importanti, ma dato che è Decathlon ovviamente c'è uno spirito diverso, un po' più goliardico. Sentite anche gli applausi dei ragazzi mentre si sta svolgendo la gara del peso. Noi vi racconteremo un po' tutta questa esperienza diversa per tanti talenti, però senza alcun dubbio, non per questo meno importante, è da vivere in modo diverso. Lo faremo anche in prima persona con la loro voce, con live del nostro audio, anche con qualche immagine tratta dalla GoPro come abbiamo abituato. Adesso andiamo a vivere insieme a voi questa primo Memorial Lorenzo Purpari. Vedo un biondo agguerrito. Cioè, biondo ha intenzioni serie. Senti, questa sfida che ha lanciato Cesaro, che ne pensi? Ma Cesaro non ha dove andare. Dichiarazioni forti, forti dichiarazioni di biondo. Sentiamo. Ma non ha dove andare Cesaro. Ma chi? Dove? Questo qua, lui. Lui. Una vacante un po' in tutte le gare. Soprattutto la sorpresa sarà nel lungo. Poi con le mie scarpe non può fare altro che andare bene. Ti ricordiamo quanto oggi siete qui per fare il Decathlon. Per cercare di chiudere il Decathlon. Ah, sì, esatto. Cominciamo già. E siamo, non credo ci sia mai stata una manifestazione con così tanta gente che fa il Decathlon. Attenzione. Quindi credo sia la prima volta. Penso se ne parli da settimane. Sì, da settimane. Già c'è la tensione da luglio. Partita questa finale di 100. Tensione. Minutella. Erasmo c'è. Erasmo, Minutella. Grande Siracusa, ma se non l'italiana che gareggia per noi. Senti, ma questa moda del completino azzurro come mai? Sono entrato tutti nel giro della nazionale. Tu quindi hai partecipato anche tu? Sì, io c'ho la tuta, ma non è stata regalata. Sì. Solo regalo. Quanto ci dobbiamo divertire. Dopo le spade, sì, tutti così. Occhio che ora partono i 100 ostacoli e tocca a noi, ragazzi. Ci vediamo domani. Sono partite, tra l'altro. Ragazzi, sono pronti, tutto. Ragazzi, sono pronti. Eccoci qua. Anche quest'uomo qua è pronto. Aspettate un po'. Io in vacanza sono, già ho dato quest'anno. I ragazzi sgroppano qua davanti a te, tu non senti più. Ho dato quest'anno. Un po' ti dispiace, che dici? Dopo il bronzo per quest'anno hai dato tutto, che dici? Sì, infatti poi ho voluto mollare. Quindi per oggi si guarda, che sì, dici? Sì, ormai per quest'anno si guarda. Questo Giuseppe Biondo molto agguerrito, come è sempre stato agguerrito, per lui ogni gara è una sfida, una battaglia contro se stesso. Si prepara a fare un lancio con la tecnica O'Brien, ovvero con le spalle alla direzione di lancio. Va al caricamento, anche se è leggero, per poi posizionarsi e entrare con la spalla. Gli ostacoli sono domani, perché ne dobbiamo parlare oggi? Oggi parliamo dei 400, che magari è più tranquillo. Beh, considerando che ne ho presi 4 e ce ne sono altri 6, posso chiudere 110. Un po' claudicante nei 110 stagioni. Ma anzi, ad essere sincero, per come mi sono svegliato stamattina, l'idea era di buttare il primo e non continuare. Però devo dire, si è accesa la rivalità. Li ha buttati tutti gli altri 9 poi. Quindi tanti sorrisi e tante gare per il CUS Palermo nel corso di questo weekend del Memorial Lorenzo Purpari. Per quanto riguarda la classifica finale, Antonio Trio ha conquistato il punteggio più alto con 5.519 punti, seguito da Giuseppe Biondo 5.153, terzo Cesaro 5.105, bene gli allievi con Calabrese 4.965, seguito da Pascone e Barcellona, quindi anche gli altri ragazzi che hanno partecipato al Decathlon CUS Palermo, Di Miceli, Minutella, Cucuzza,
Caruso e Siracusa. Da ricordare anche i risultati dell'eptathlon femminile con due atlete giallo-rosso-nere che si sono cimentate: Maria Concetta Manna, che ha totalizzato 3.017 punti, e Rossella Daidone 2.302.